regione siciliana dichiara lo stato di emergenza per il grave rischio incendi dovuti al caldo eccezionale di questi giorni. La DC di Agrigento si prepara al prossimo congresso provinciale per l'elezione del suo segretario, previsto per sabato prossimo. La parlamentare Carmina interviene in aula sulle problematiche relative ai collegamenti per le isole minori. A Favara, consiglio comunale il prossimo 24 ottobre. Diverse le iniziative contro i rigassificatori a Porto Empedocle, direttivo del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. E sabato prossimo riunione dei diportisti a San Leone contro l'opera. Il comandante De Tullio e il capitano Butorti in visita all'Associazione Nazionale Carabinieri, espresso apprezzamento per il lavoro svolto in favore della comunità agrigentina. L'Agragas vince contro il Canicattì in Coppa Italia, Real Monte, presentata la squadra di calcio atletico, affronterà il campionato di terza categoria. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TVA Notizie. La regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza per il grave rischio incendi dovuto alle eccezionali situazioni meteoclimatiche previste per i prossimi giorni e anche a seguito delle raccomandazioni dell'unità di crisi del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. La Regione richiamerà in servizio gli operai antincendio del Corpo Forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste in Sicilia nei prossimi giorni, questo quanto annunciato dal Governatore della Sicilia Renato Schifani. Alla base della delibera la relazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Salvo Cocina, che in particolare per giovedì e venerdì prevede forti venti di scirocco e temperature più alte delle medie, con punte sui 35 gradi. E vediamo in merito il servizio di Margherita sull'estate infinita, l'ennesima ondata di calore attesa in Sicilia. L'estate infinita è anche l'ondata di calore con rischio incendi per la Sicilia, quanto contenuto nel bollettino emanato dalla Protezione Civile, che mette in guardia la popolazione, sottolineando che proprio il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi emesso ieri dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi il rischio di incendi di suscettibilità alta per le province di Trapani, Palermo e Messina e suscettibilità media per le province di Agrigento, Catania e Ragusa. L'estate infinita che fa addirittura prevedere in alcune zone della Sicilia punte di 36 gradi, una situazione che se da un lato sta facendo la gioia di bagnanti e turisti, dall'altro infierisce pesantemente sugli equilibri della natura, sui quali il rischio incendi si affianca ad uno squilibrio generale che vede le piante rifiorire, molte di esse in forte sofferenza, e specie animali e vegetali a rischio estinzione. Una minaccia per la biodiversità e l'intero ecosistema che si ripercuote su cibo, acqua, ma anche salute e inquinamento. Si terrà sabato prossimo alle ore 9 presso il Dioscuri by Palace di Agrigento il congresso della Democrazia Cristiana. Sarà presente il segretario nazionale Salvatore Cuffaro. Il servizio. Sabato alle ore 9 presso l'Hotel Dioscuri by Palace di Agrigento si svolgerà il congresso della Democrazia Cristiana, un ritorno alla politica che riprende a essere protagonista nei partiti e nelle società. Questo è uno dei passaggi programmatici che Salvatore Cuffaro, segretario nazionale della Nuova Democrazia Cristiana, ha voluto sottolineare nel corso dei vari incontri avuti in giro per l'Italia, volti a rilanciare lo scudo crociato. Nel momento in cui si registrano tante nuove adesioni al movimento in tutta Italia, si stanno anche realizzando i congressi territoriali per eleggere la dirigenza dei singoli territori. A chi viene da noi oggi promettiamo la politica. La politica, quella vera, quella che purtroppo non abita più dentro i nostri partiti, dentro la società e forse neanche dentro alcune istituzioni. Promettiamo una politica che sia protagonista innanzitutto dentro i partiti, perché i partiti sono strumenti indispensabili, sono quelli che diventano realtà concreta se gli aderenti
riflettono, ragionano, si misurano e eleggono gli organi, perché un partito che non elegge gli organi non è un vero partito. La politica che tramite i partiti si occupa della società, delle persone che vivono in condizioni difficili e che probabilmente non hanno voce, e la nostra Democrazia Cristiana si carica anche l'impegno di dare voce a queste persone dentro una società che ha bisogno di risposte e soprattutto dentro una società che vive un momento importante di partecipazione che il nostro partito sta promuovendo e sta portando quotidianamente. E quando i partiti che dentro la società lavorano e raccolgono le istanze delle persone, hanno un solo compito, quello di portarlo dentro le istituzioni, perché le istituzioni se ne facciano carico. Le istituzioni sono un bene straordinariamente importante, perché le persone cambiano e le istituzioni rimangono, quindi noi abbiamo un grande rispetto e sappiamo che il partito che lavora dentro la società deve farsi garante della difesa delle istituzioni. E soprattutto deve far sì che le istituzioni svolgano il loro compito di risolvere i problemi e le istanze che arrivano dalla società, perché questo è il ruolo di un'istituzione che viene eletta soprattutto come eletta oggi direttamente dagli elettori. Ecco, la Democrazia Cristiana sta facendo questo e se fa questo è un partito che lavora e i partiti che lavorano crescono. Noi ci auguriamo che ci siano altri partiti che insieme a noi vogliano instaurare questo nuovo corso di promettere la politica. Perché quando saremo in tanti a promettere la politica crescerà e diventerà la protagonista vera come lo è stata nel passato. Oggi i nostri amici sanno che nella comunità alla quale hanno aderito dovranno far crescere questa politica, la politica della presenza quotidiana in mezzo alla gente. È la politica che non urla, ma che ragiona e che comincia a moderare quando gli altri hanno già perso la speranza che si possano risolvere le tematiche quotidiane che ci appartengono. Questa vuole essere la Democrazia Cristiana ideale, che vuole difendere la propria storia, che vuole far crescere le cose che contano e che vuole coltivare la speranza. Sentiamo ora la parlamentare di 5 Stelle, onorevole Ida Carmina, in un intervento alla Camera sui disagi per i collegamenti alle isole minori. Colleghi, intervengo in aula per sottoporre alla vostra attenzione lo stato di forte disagio e di deprivazione dei diritti dei cittadini delle isole minori siciliane per il perdurare della interruzione dei collegamenti marittimi integrativi, che sono essenziali anche alla loro sopravvivenza, in quanto parliamo di collegamenti senza i quali non può effettuarsi il trasporto della spazzatura, delle bombole di gas e d'ossigeno, dei rifornimenti di benzina per i mezzi. È lo stato quindi di forte disagio a cui sono sottoposti a seguito dell'incredibile situazione che si è venuta a determinare e che rende gli isolani vittime di una vicenda giudiziaria che coinvolge la Caronte e Turist. L'unica soluzione per adesso proposta negli effetti è rinunciate ai collegamenti, perché ad oggi non si è addivenuto a nulla. I sindaci delle isole chiedono insistentemente la dichiarazione dello stato di emergenza perché intervenga lo Stato e la Protezione Civile ad assicurare quei diritti che ad oggi sono, di cui ad oggi sono deprivati e che mettono in pericolo la salute, la vita stessa degli isolani, le condizioni di sviluppo socio-economico, quella continuità territoriale che viene a doversi assicurare dalla Costituzione, dalla riforma costituzionale e che vede un arretramento
l'allagamento di tutte le isole siciliane già gravate da questa pesante condizione di microinsularità. Parliamo delle Eolie, delle Pelagie, di Pantelleria, insomma di tutte le isole che al momento non hanno i collegamenti integrativi. Quindi se non riesce a risolvere il problema la regione siciliana, intervenga direttamente lo Stato e la Protezione Civile regionale o nazionale. Grazie. Consiglio comunale a Favara, convocato dal presidente Mignemi il prossimo 24 ottobre, diversi punti all'ordine del giorno, tra cui tematiche finanziarie e anche la mozione di sfiducia dell'assessore ai lavori pubblici Emanuele Schembri. Ancora argomenti di natura finanziaria in primo piano all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria per martedì 24 ottobre dalla presidente Miriam Mignemi. I consiglieri comunali sono chiamati ad approvare alcune variazioni di bilancio in gestione provvisoria relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per i progetti relativi alla Piattaforma Digitale Nazionale dei Servizi, servizi di cittadinanza digitale, abilitazione al cloud delle pubbliche amministrazioni locali, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali con SPID e carta d'identità elettronica. Sempre in tema finanziario, il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio in favore della società cooperativa Itria di Favara. L'ordine del giorno prevede anche la discussione per l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, la proposta di modifica del regolamento della consulta giovanile e la costituzione della commissione consiliare pari opportunità di cui all'articolo 33 dello statuto comunale. Interessanti dal punto di vista politico-amministrativo le mozioni e le interrogazioni presentate dai vari gruppi consigliari e dai singoli consiglieri, con in primo piano la mozione di sfiducia all'assessore Emanuele Schembri con delega ai lavori pubblici, infrastrutture, politiche per il recupero del centro storico ed altro, presentata da ben 12 consiglieri comunali d'opposizione. Il presidente Schifani blocca gli aumenti dei biglietti dei siti culturali siciliani. Al momento tutto è sospeso, in attesa di parlarne con gli operatori turistici. Margherita Trupiano. Il giallo dei biglietti dei siti culturali siciliani, aumentati del 30%, è stoppato immediatamente dal presidente della regione Renato Schifani, che di fronte a un vespaio di polemiche e proteste ha dichiarato che l'assessore Scarpinato ha agito in autonomia e non lo aveva informato di queste importanti variazioni. E non è la prima volta che accade, il copione si ripete adesso dopo quanto avvenuto con la famigerata mostra sulla Sicilia al Festival del Cinema di Cannes dal costo stratosferico e che anche in quel caso fu bloccata dalla decenza imposta dal presidente Schifani. Non cambia nulla dunque al momento e i biglietti rimangono con l'attuale costo, una decisione che il governatore ha motivato con quanto contenuto in una nota nella quale ha chiesto all'assessore regionale ai beni culturali di sospendere gli effetti del provvedimento con il quale ha previsto l'aumento dei ticket di ingresso in musei e parchi archeologici della Sicilia in attesa di un confronto con gli operatori turistici. Infatti Schifani ritiene che sia indispensabile portare avanti dei momenti di concertazione con gli attori coinvolti in un'ottica di condivisione del provvedimento in modo da dare agli operatori anche la possibilità di allineare i pacchetti di promozione turistica alle nuove tariffe. Tutto sospeso al momento, ma se ne riparla dopo. E si è svolto ieri il Consiglio Direttivo del Movimento per la Sostenibilità Ambientale, che ha visto come ordine del giorno un programma di attività da mettere in campo per contrastare azioni ed eventuali atti del Presidente della Regione Schifani, da Nuove Energie, Enel e Snam, sul futuro del rigassificatore a Porto Empedocle. Abbiamo sentito Alessio Lattuca. Il Movimento per la Sostenibilità per la Difesa del Territorio oggi in un'assemblea per discutere sulle prossime iniziative da fare per le novità sul rigassificatore. Alessio Lattuca, ecco, quali sarà la piattaforma e come si ci muoverà fattivamente per contrastare queste ipotesi?
Allora, oggi è una riunione del Consiglio Direttivo aperto perché il primo punto all'ordine del giorno è la convocazione dell'Assemblea cittadina che presumibilmente sarà il 28, prossimo 21, sabato 28 ottobre. Il tema è centrale, è quello della lotta al mostro che vogliono collocare nella Valle dei Templi, in un momento nel quale questo mostro non è possibile realizzarlo perché tutte le autorizzazioni sono tutte scadute e non ripetibili. Quindi tutti i soggetti che dichiarano che è possibile farlo dicono delle panzane, imbrogliano come hanno sempre imbrogliato. Non è vero, la sovrintendenza ha risposto chiaramente che le autorizzazioni sono scadute e non intende giustamente ripeterle. Così ha fatto la regione siciliana che ha risposto che sono scadute e non sono ripetibili, così ha fatto la capitaneria di Porto che ha detto le stesse cose. Quindi tutti quelli che dicono che sono pronte, ma la cosa che stranisce, la cosa più folle è che il presidente della regione abbia fatto slittare il termine per la definizione di un rigassificatore che non esiste, cioè Pirandello non poteva che nascere in Sicilia, cioè il presidente della regione, dall'alto delle sue competenze anche giuridiche, non so come abbia potuto fare a rinnovare la scadenza di un rigassificatore che non è autorizzato. Vedete quanto è paradossale questo fatto. Quindi i temi sono questi, abbiamo già gli incontri con gli avvocati da qui a poco e abbiamo anche delle attività da porre in essere per informare la città delle minacce che incombono, perché i cittadini inermi queste cose non le sanno, anche perché il ceto politico di questa città non ha alcun interesse ad informarli, perché ha già votato a favore del rigassificatore. Questo è il tema. La politica agrigentina ha votato tutta a favore del rigassificatore. E poi ci sono quelli che fanno il pesce in barile, tanti partiti che fanno il pesce in barile, ma la realtà è che non molto tempo fa in Commissione regionale ambiente tutti la rappresentanza agrigentina ha votato a favore di un rigassificatore che è un danno per la città, per l'economia, per il turismo, per la balneazione, per tutte le attività che sono nate nel frattempo, i B&B, gli alberghi, le barche da diporto, tutto quello che stava nascendo per far uscire il turismo dalla sua provincialità viene beccato da un'idea balzana, anacronistica, fuori dal tempo, che non è possibile fare e non glielo faremo fare. E sempre in tema di rigassificatore si svolgerà sabato mattina al Mojito Caffè di San Leone un incontro dibattito sul tema rigassificatore a Porto Empedocle, perché del no. L'incontro è organizzato dai diportisti del Porticciolo di San Leone con specialisti del settore che spiegheranno appunto perché dire no a tale opera. E il colonnello Nicola Di Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, accompagnato dal comandante della locale compagnia Anna Maria Putortì, hanno fatto visita oggi alla sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Agrigento, dove è stato accolto dal presidente Andrea Modio e da una rappresentanza di diversi soci il servizio. Il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, accompagnato dal comandante della locale compagnia Anna Maria Putortì, ha fatto visita alla sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Agrigento, dove è stato accolto dal presidente Andrea Modio e da una rappresentanza di vari soci. Il colonnello De Tullio ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dall'associazione a favore della comunità agrigentina, in particolare per le iniziative di volontariato, solidarietà e cultura che l'associazione promuove da anni, sottolineandone il valore come espressione dell'identità e della storia dell'Arma dei Carabinieri, nonché come punto di riferimento per i carabinieri in servizio, in congedo e i loro familiari. L'Associazione Nazionale Carabinieri ha lo scopo di promuovere la solidarietà, la cultura, la memoria dell'Arma e si impegna per la comunità attraverso diverse iniziative di volontariato, come la raccolta dei fondi per le vittime di calamità naturali, la donazione di sangue, la protezione civile, l'assistenza agli anziani e ai disabili, la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e anche un punto di riferimento per i soci, offrendo loro servizi, convenzioni, agevolazioni e consulenze in vari ambiti, rappresentando un esempio di impegno civico, sociale e morale che ne valorizza il ruolo dei carabinieri all'interno della società. In particolare i soci dell'associazione nel territorio di Agrigento si sono distinte in diverse attività di volontariato, tra le quali quelle svolte nel parco archeologico della Valle dei Templi, nella Villa Aurea,
volte a garantire migliori condizioni di sicurezza per l'afflusso dei visitatori, nonché una presenza attiva per la salvaguardia dell'integrità dei beni archeologici, attività che suggellano sempre di più lo stretto e inscindibile legame tra i carabinieri in servizio e in congedo nella più ampia ottica di vicinanza al cittadino. Per il secondo anno consecutivo il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, guiderà il bus scolastico in proprio per garantire il servizio, nonostante non ci sia un dipendente in pianta organica. Anche quest'anno abbiamo garantito il servizio scuolabus qui al comune. E per me è una gioia perché inizia la giornata in modo diverso, come dicevo l'altra volta, e i bambini sono felici e siamo felici tutti. Un augurio di un buon anno scolastico e viva la cultura, viva la scuola. Approveremo il bilancio, penso, entro fine anno, vediamo se le casse comunali sono risanate e poi eventualmente procederemo a fare concorsi non solo per l'autista dello scolobus ma anche per gli altri organi all'interno dell'area. E si inaugurerà domani alle ore 17 una mostra di pittura e scultura del maestro Alfredo Bordenga al Museo Archeologico Griffo, dal tema L'arte del riciclo, la resilienza del tempo. Abbiamo sentito in merito Ilaria Bordenga. Una mostra domani si inaugurerà del maestro Alfredo Bordenga sull'arte del riciclo al Museo Griffo. Parliamone con Ilaria Bordenga. Sì, la mostra dal titolo L'arte del riciclo e la resilienza del tempo da cura del maestro Alfredo Bordenga al Museo Griffo, al Museo Archeologico. Domani si inaugurerà alle 17 all'Auditorium Lizzi. Sarà presente per almeno un mese, quindi dal 20 ottobre del 2023 al 20 novembre del 2000, sempre del 2023, per un mese potremo gustare questa mostra. Di cosa parla? Qualcuno ha detto è una mostra green. Sì, è una mostra green nel senso che intanto sarà un percorso da dove è iniziato, perché il maestro Bordenga è stato ben 10 anni a Roma nella sua galleria in via Margutta, ritorna qua in Sicilia, sta nella sua campagna accolto dalla natura e quindi c'è un ritorno un po' alle origini. Diciamo che è una mostra che fa un percorso e arriva alla sua fase, diciamo, finale, alla sua condizione di costruzione dell'arte con il riciclo di oggetti che sarebbero in altro modo cestinati. Invece in questo caso il maestro Bordenga, che chiaramente ha sempre inserito degli oggetti che andrebbero veramente buttati, ma lui li riprende, li rimette nelle opere. In questo caso proprio vediamo dei materiali nella sala, c'è un percorso in cui ci sono le ultime opere in cui ci sono degli oggetti che vengono ripristinati e riportati in arte. E questo è molto bello perché oggi siamo in una fase dove dobbiamo rispettare la natura e soprattutto parla dei temi importanti della guerra, della violenza, come effettivamente il non rispetto della natura e il non rispetto dell'uomo stesso porta al grande disagio. La rappresentazione dell'opera che rappresenta maggiormente il maestro in questo caso racconta proprio del fatto che l'uomo è andato verso l'impulso più più basso e ha perso il cuore e la ragione. Ecco, vi invito quindi alla mostra, all'inaugurazione che sarà domani al Museo Archeologico, al Museo Griffo, all'Auditorium Lizzi alle 17, e vi invito ad accogliere ed osservare queste opere artistiche del maestro Alfredo Bordenga. Non ci sono soldi per i ponti, bisogna aprire solo i cantieri. A Messina c'è il servizio. Il Fronte del No prima sosteneva non ci sono i soldi per questo ponte, però il ministro Matteo Salvini li ha smentiti, ha detto che i soldi ci sono nella legge di bilancio,
Quindi la vostra battaglia si fa sempre più difficile. No, intanto bisogna stabilire una cosa, non siamo noi a dover dimostrare che loro non hanno i soldi, così come non siamo noi a dover dimostrare che non hanno il progetto esecutivo. Sono loro che devono invece dimostrare di avere i soldi e di avere il progetto esecutivo. Noi saremmo contro il ponte anche se Salvini avesse 12 miliardi cash in tasca per fare il ponte domani. Saremmo ugualmente contrari, perché siamo contrari dal punto di vista ambientale, paesaggistico, perché pensiamo che quelle risorse debbano essere spese per cose molto più utili, di cui abbiamo parlato mille volte naturalmente. Però detto questo, la questione qui è che è ovvio che c'è tantissima propaganda su questo. Quanti soldi? Noi abbiamo sempre detto, noi sappiamo bene che in finanziaria qualcosa la metteranno, perché l'obiettivo di Salvini è aprire i cantieri, e nel 2024 a luglio presumibilmente lui avvierà dei cantieri, perché poi questo è lo strumento per presentarsi alle europee, questo è lo strumento per costruire le campagne elettorali, questo è per esempio lo strumento per cui WeBuild ieri ha avuto una crescita dell'1,7%, perché ormai la politica è tutta politica dell'annuncio. Quanti soldi hanno? Lo scopriremo. Alcune agenzie dicono 50 milioni, Salvini ha detto 500, Giorgetti ha detto 700, che poi diventeranno 3 miliardi e mezzo. Tutto questo lo vedremo quanto saranno. Sicuramente riusciranno a raccattare alcune centinaia di milioni che gli consentiranno di aprire i cantieri. Però non potevano mettere nella legge di bilancio 12 miliardi tutti insieme, quindi stanno un po' proiettando nel futuro queste risorse, diciamo così, a rate, e questo fa parte di un progetto preciso, quindi dicevo, la vostra battaglia si fa più difficile. Certo, ma che cosa vuol dire proiettare? Io posso fare delle previsioni se ho delle fonti di finanziamento, cioè spenderò 12 miliardi, dico dove prenderò i 12 miliardi, questo loro non lo stanno spiegando, loro dicono che fino al 2038 ci saranno questi soldi, ma è una cosa assolutamente ipotetica. Quello che noi sappiamo è che nel 2024 ci saranno un certo numero di milioni, e questi gli serviranno, e ci attestiamo su questo elemento qua, che tra l'altro è quello che è diciamo, più pericoloso, perché la questione qual è? È che una cosa è ragionare su un'opera di cui tu sai già dove prenderai i soldi e quali saranno le fonti di finanziamento, un'altra cosa è dire io avvio dei cantieri, farò delle cose e poi dopo si vede. Quando si dice abbiamo le interlocuzioni con la BEI, vabbè, hai le interlocuzioni con la BEI, ma il fatto che hai l'interlocuzione con la BEI non vuole dire che tu hai i soldi in mano, non stai assolutamente dimostrando nulla. Ma ripeto, questo è una cosa che non siamo noi a doverla dimostrare. Noi saremmo in piazza, noi il 2 dicembre saremmo in piazza per una nuova manifestazione contro il ponte sullo stretto, e quando apriranno i cantieri saremmo davanti ai cantieri per contestare i cantieri. Quindi questo non è un problema che riguarda noi, è un problema che riguarda loro e che riguarda la città, perché ciò di cui davvero i messinesi, i reggini, i villesi hanno davvero paura, cos'è in realtà? È che si troveranno davanti a un'opera che ha un iter, diciamo, progettuale di apertura dei cantieri che può durare 10 anni, 20 anni, 30 anni e magari non giungere mai alla fine, e questa è la prospettiva peggiore. Guidate con la massima attenzione, non guardate il cellulare, prestate soccorso in caso di incidente stradale. È stato questo uno dei messaggi lanciati dal noto maratoneta Amo Manu, che ha condiviso la campagna di Anas sulla sicurezza stradale. L'atleta, 31 anni e vincitore di 2 medaglie d'oro nei 100 e 200 metri di atleta paralimpica a Parigi nel 2023, nel 2017, e ha subito l'amputazione di una gamba a causa di un incidente tra lo scooter su cui viaggiava e un camion il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'appello. È successo che mentre andavo a lavoro ho avuto un incidente in moto e ho perso la gamba sinistra, ecco. Chi mi ha, diciamo, causato l'incidente non mi ha soccorso, come hai detto tu, però ci sono stati altre persone che si sono fermati a darmi una mano, ecco. I risultati sono stati molto, però la più grande è stata quest'anno, che ho vinto 2 ore ai mondiali di Parigi. Mi sento di dire alle persone di stare molto attenti ai telefoni in mano mentre si guida, e guardare dritto e cercare di agevolare la guida a tutti gli altri utenti. Ecco. Chi controlla il caro carburante? Il servizio di Messina. A Messina i carburanti in genere sono più cari che nel resto della Sicilia, anche in altre città siciliane i prezzi sono inferiori. Sono in tanti ad aver notato
questo problema, però lei lo sta evidenziando e lo solleva. Sì, il problema, diciamo, basta stare un po' attenti e avere spirito di osservazione. È da anni che i carburanti nella provincia di Messina costano mediamente 4-5 centesimi in più rispetto al resto della regione, che diciamo l'elemento di paragone è più vicino, ma anche rispetto ad altre città e altre regioni del nostro paese. Questo è inspiegabile per due ordini di motivi. Uno, perché siamo una città che è vicina a due raffinerie, quindi che sopporta anche un costo della raffineria di Milazzo, quindi non è che è giustificabile con maggiori costi di trasporto. E due, perché è un fenomeno generalizzato che fa venire il sospetto che esiste un vero e proprio cartello nella distribuzione dei carburanti, che porta a un allineamento al rialzo del prezzo del carburante. E altro fatto anomalo è che, per esempio, in questo momento, almeno io osservo il fenomeno da almeno due settimane, non c'è differenza fra il prezzo della benzina e il prezzo del gasolio, cosa assurda, perché comunque il costo di produzione della benzina è superiore, quindi alla partenza il prezzo della benzina dovrebbe essere superiore, invece viene allineato al prezzo della benzina anche il prezzo del gasolio, e questo incide sulle tasche di tutti i cittadini, sugli autotrasportatori, e quindi fa lievitare anche il prezzo dei beni che vengono distribuiti. Quindi io ritengo che chi ha un ruolo politico, le associazioni dei consumatori, ma anche la prefettura, perché il Ministero dell'Interno si occupa di queste problematiche relativamente al rilevamento dei prezzi, c'è pure un sito che ho scoperto non essere comunque aggiornato, perché quando riporta i prezzi mediamente di 4-5 giorni prima non serve a nulla, quindi si spendono soldi per attenzionare il fenomeno, ma di fatto non lo si contrasta. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. L'Acragas supera il turno di Coppa Italia contro il Canicattì e Rigori, giocata ieri al Seneto di Agrigento. E l'Acragas ad aggiudicarsi la sfida di Coppa Italia con il Canicattì. A decidere il passaggio al turno successivo sono stati i fatidici calci di rigore, a conclusione di una gara molto tirata e nello stesso tempo divertente. Un derby che si è ravvivato nei minuti finali, quando una magistrale punizione dell'argentino Jama, subentrato nella ripresa, era riuscito a piegare le mani al pur bravo guardiapale ospite Torregrossa. Mancavano un paio di minuti alla fine delle ostilità e, quando meno te lo aspetti, proprio al 90° il Canicattì riesce a raddrizzare il risultato con Sidibe, complice una deviazione della difesa biancazzurra. Inevitabili calci di rigore che rimettono tutto in discussione. A questo punto sale in cattedra il portiere acragantino Buzlà, che ha sostituito beggiamente il titolare sorrentino. Il giovane guardiapale è riuscito a neutralizzare due tiri dal dischetto, ipotecando il passaggio del turno. Entrambi i tecnici hanno mandato in campo schieramenti con parecchi esordienti e solo nel finale si è rivisto qualche titolare. Protagonista assoluto Antonio Busà, che para due penalti a Donofrio e a Viglianisi del Canicattì, assicurando il passaggio del turno ai giganti, che adesso se la vedranno con il Trapani, che a sua volta ha superato per 2-1 nell'altra sfida tutta siciliana la San Cataldese. Domenica prossima sfida importante per il Canicattì, che ospita la Forte Vibonese, mentre per l'Acragas si profila una trasferta insidiosa in quel di Napoli contro la locale Real Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste post partita. Io credo di sì, e credo che sia stata una partita vera, perché non credo alle partite finte, nel senso che lo dico dalla prima giornata di Coppa Italia. Nel senso che tutte e due le squadre volevano vincere la partita? No, ma in un modo o in un altro. Sì, credo di sì, perché nessun allenatore credo che scenda in campo, a prescindere dalle scelte, dai giocatori che schiera,
ma nessun allenatore credo che voglia scendere in campo per perdere le partite. Non l'avrà fatto Orazio, anche perché lo conosco molto bene, quindi sicuramente anche lui avrà pensato di cercare di risparmiare qualcuno in funzione della partita di domenica, perché loro hanno un impegno importante quanto il nostro. Però devo dire che secondo me l'Agragas oggi ha meritato, sarebbe stato un peccato non portare a casa la qualificazione. Arrabbiato per quel finale di partita gestito male dall'Agragas, che ha subito quel gol del pareggio? Sono arrabbiato perché abbiamo fatto alcuni errori che possono essere evitati, assolutamente sì. E abbiamo preso un gol che nessuno si aspettava, soprattutto in quel momento, perché avevamo la gestione della gara in mano, per cui non mi aspettavo di essere raggiunto nel finale. Infatti poi il nostro portiere è stato bravo nei calci di rigore, molto bravo, lo conosciamo, perché non è la prima volta che riesce a fare di queste cose Busà, perché voglio citarlo, perché oggi devo dire che ha fatto una bella partita, non è stato tanto impegnato, quasi nulla, però nel momento in cui doveva rispondere presente ha risposto più che presente nei calci di rigore, ma lui è veramente bravo. E poi voglio fare un plauso a tutti i ragazzi che dicevamo prima, che non hanno giocato fino ad oggi, non hanno avuto spazio, ma oggi Perez, fin quando ha retto da un punto di vista atletico, mi è piaciuto. Mi è piaciuto il 2006 di Stefano, mi è piaciuto Bruno, che è un ragazzo di grande qualità. Io la mia più grande felicità è vedere sempre la risposta di questi ragazzi, di quelli che giocano di più, ma soprattutto di quelli che giocano meno. Questa vittoria, aver superato il turno in Coppa Italia, cosa rappresenta per te e per l'Agragas? Io ho detto ai ragazzi che per noi questo poteva rappresentare un momento di continuità, perché noi dobbiamo continuare a fare le cose che stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte. Oggi dobbiamo approfittare del turno di Coppa Italia per cercare continuità nella crescita. E io sono contento, io oggi ho visto una bella Agragas, anche con interpreti diversi rispetto ai soliti, ma ho visto una bella Agragas, quindi i ragazzi hanno rispettato quello che ci siamo detti dentro lo spogliatoio. Continua a esserci continuità, continua a esserci crescita, consapevolezza. Ora da domani lavoriamo per la partita della trasferta di domenica, che è una trasferta molto molto impegnativa. Tutto pronto per il calcio d'inizio affidato al Canicattì. Siamo dentro il primo tempo di Agragas Canicattì, 32esimi di finale di Coppa Italia di Serie D. Riparte il Canicattì, attenzione a Salvia che ha spazio per andare fino in fondo. Salvia entra in aria, Salvia, la conclusione, Busà la tiene lì. Parte il numero 4, palla imbucata per Meneses, la conclusione, palla fuori di un niente. Canicattì vicino al vantaggio con il numero 10, Meneses. E rivediamo. Ci prova l'Agragas al minuto 11 del primo tempo. Grillo, la conclusione. Palla in curva nord. Per Bruno anticipato. Poi Xavi Perez, insiste l'Agragas che sta aumentando il forcing, Grillo alza lo sguardo, il cross in aria, la palla è ancora lì, Marrale la conclusione, testa grossa la tiene lì, palla gol per l'Agragas al minuto 17:30 secondi con Marrale. E rivediamo questa azione dell'Agragas. Primo calcio d'angolo del match per l'Agragas, palla in aria, attenzione a Rechichi. Tiro debole, testa grossa. Grillo per Di Mauro, la conclusione, tempesta. Fa buona guardia, appostato sul primo palo. Ricomincia l'Agragas. Grillo. Si accentra, supera due avversari, carica il destro. Pallone fuori. Rimessa per il Canicattì. E rivediamo il tiro di Paolo Grillo. Ma
Marrale che ha spazio per calciare, Marrale carica il destro, testa grossa, salve Leccanica T, super parata del giovane, testa grossa. Attacca l'Akragas, attenzione, pallone per Di Mauro, stop impreciso, ancora Di Mauro che entra in area, Di Mauro, carica il sinistro! La parata spettacolare di testa grossa, palla gol per l'Akragas. Tutto questo al primo minuto della ripresa, parte il calcio d'angolo di Grillo, di testa Xavi Perez, tutto solo, poi Scozzari, buon lavoro, servito Xavi Perez, attenzione, passaggio al rimorchio, arriva Grillo! Tiro a giro, tanta potenza, manca la precisione, palla in curva, altra occasione Akragas. Parte Christian Jama, palla sul secondo palo, non riescono né Bruno né Rechichi a spingere il pallone verso la porta. Insiste l'Akragas, pallone per Grillo che è pronto al cross, eccolo sul primo palo di testa, Scozzari, palla sul fondo. Jama, tunnel sull'avversario, Jama, la conclusione! Parte Jama, la conclusione, ha segnato l'Akragas, ha segnato Jama come un pittore, disegna una parabola imprendibile per testa grossa e l'Akragas è avanti a 2 minuti dal 90esimo, applausi per il fuoriclasse argentino che cambia la storia di questa partita. Sidibi, la conclusione deviata, ha segnato Leccanica T, autogol e pareggio di Sidibi a 2 minuti dalla fine della partita, Leccanica T agguanta il pareggio. Finisce qui il derby di Coppa Italia, Akragas Leccanica T, rimaniamo in diretta perché tra poco ci saranno i calci di rigore. Fischia l'arbitro, parte il numero 44, la conclusione, gol, vantaggio Akragas, ha segnato Paolo Grillo. Primo rigore per il Leccanica T, fischia l'arbitro, parte Sidibi, la conclusione, gol, spiazzato il portiere, rigore perfetto. Parte Christian Jama, rigore perfetto, vantaggio Akragas. Parte Donofrio, la conclusione, la parata di Antonio Busà. Parte Di Mauro, la conclusione, 3-1, rigore perfetto. Parte il capitano tedesco, la conclusione, tiro forte, centrale, potente e gol. Parte il numero 7, Trombino, la conclusione, cucchiaio di Trombino. Parte Viglianisi, la conclusione, la parata di Busà e l'Akragas passa il turno, si qualifica. La formazione di Marco Coppa centra l'obiettivo ed è festa del Seneto. Vince l'Akragas per 4-2 calci di rigore, dunque finisce 5-3 all'Esseneto di Agrigento. E intanto stasera su TVA alle ore 21 trasmetteremo la partita tra l'Akragas e il Canica T con replica domani alle ore 16. A Real Monte presentata la squadra SD Atletico Real Monte, pronta ad affrontare il campionato di terza categoria, la cerimonia si è svolta presso il comune di Real Monte, il servizio e le interviste. Siamo qua, siamo con la squadra di Real Monte, lo sport è vita, lo sport è anche aggregazione, è spirito di squadra, è senso della legalità, è legalità, è competizione sana, insomma lo sport è quello che ci porterà a fare la differenza. Stasera abbiamo dato innanzitutto una targa perché il campo sportivo di Real Monte è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'amministrazione comunale, da ultimo proprio ieri sono state in assessorato regionale e dall'architetto Tornambene e dalla dottoressa Morello per il completamento del finanziamento che è stato concesso, accantonato come risorsa e che verrà utilizzato nel 2000 entro
il 2023. È chiaro che ho detto anche ai ragazzi che sono le nostre leve e, come dire, hanno nelle loro mani il nostro futuro, il futuro nello sport di Real Monte, che è un gioco delle parti dove ciascuno deve fare il suo. Noi sicuramente ci siamo, ribadisco, sino a ieri eravamo in assessorato regionale per migliorare questo campo sportivo, abbiamo anche ottenuto la possibilità di giocare a porte chiuse con dei pareri tecnici dell'ufficio ma anche del CONAI, con delle note che vengono trasmesse a chi di competenza al fine di poter giocare in sicurezza. Quindi i ragazzi ci sono l'allenatore, ci sono i dirigenti della squadra, c'è la comunità tutta, l'amministrazione c'è, perché appunto pone in essere sempre senza soluzione di continuità tutti gli atti prodromici affinché si possa giocare, e questa è la parte che non si vede, ma senza la quale, ecco, non ci sarebbe sport, non ci sarebbe gioco e non ci sarebbe un campo in linea con tutto ciò. Quindi, che dire, la speranza è di crescere sempre di più, di andare sempre in quella direzione a cui sempre faccio riferimento, che è quello della bellezza, della virtù, dei valori, della condivisione e dello spirito di competizione, ma quello sano. Questa sera finalmente abbiamo voluto dare alla squadra di calcio una degna presentazione di quello che è l'anno 2023-2024. È un progetto che è partito già l'anno scorso, un progetto serio che ha coinvolto tutta la nostra cittadinanza, un progetto sul quale noi crediamo molto, l'amministrazione ha investito tanto. È un progetto che veramente ha a cuore i cittadini del mondo e soprattutto i ragazzi del nostro territorio. Noi come amministrazione siamo molto vicini a questi ragazzi, vogliamo incentivare lo sport a Real Monte e faremo di tutto affinché questo sia possibile. Abbiamo uno degli impianti più belli della provincia di Agrigento e siamo convinti che tutti insieme possiamo fare grandi cose per il nostro territorio. Un progetto che parte l'anno scorso grazie a questa dirigenza, che veramente persone encomiabili che stanno creando un entusiasmo in città davvero non comune. Mi hanno dato l'opportunità di inserirmi appunto in questa squadra e stiamo organizzando una squadra per puntare nell'arco di 3-4 anni a poter portare il Real Monte in una categoria che non c'è mai stata, che è la promozione. È chiaro che si devono vincere le partite sul campo e noi ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per poterlo realizzare. A questo punto lascio la parola a Pasquale, che è la punta di diamante della dirigenza, che è la persona che sta organizzando tutto dal punto di vista dirigenziale. Voglio continuare nell'onda del mister a cui abbiamo affidato la squadra, perché l'anno scorso abbiamo fatto un campionato dignitoso, non di vertice, e quest'anno puntiamo a vincere il campionato. Il mister Speranza, con il suo bagaglio di esperienza, penso che ci porterà in alto, quindi come dirigente io e gli altri che stanno con me stiamo lavorando a livello burocratico, a livello proprio dirigenziale, a non far mancare nulla sia al mister ma soprattutto ai giocatori. Abbiamo un'amministrazione che ci supporta e sopporta, sempre presenti. Non vado a fare nomi perché sono tanti, dall'assessore al ramo al presidente del consiglio, sindaco e soprattutto uffici tecnici interni. Quindi la prospettiva è andare a vincere questo benedetto campionato e proiettarci in un futuro più roseo, soprattutto nella speranza di tenere i giovani impegnati anziché stare a casa e in giro. Quindi tenerli nello sport, allo sport. Quindi spero che magari altre società ci seguano come modello. E questo è il nostro risultato finale che cerchiamo. Per il resto, buona stagione sportiva a tutti. E questo è tutto per oggi. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguriamo una buona serata.